una buona giornata a tutti gli amanti del buon calcio e di conseguenza di mio figlio, il talentuoso Luca Bargigia. Se avete un club di serie A e volete acquistarlo, vi prego di chiamare la direzione immediatamente. Ma ritornando a noi, io sono Emma, porco alza quel di foglio, e figlio di ecco, io sono Paolo Bargigia. Apriamo con una notizia sconvolgente, un'esclusiva fenomenale, è il colpo del decennio. Muntari è sbarcato a Pescara, i dettagli nel servizio di Fabio Carretta. Sono le ore 22 di mercoledì 18 gennaio. In una disperata corsa al refresh sulla sua pagina Twitter si aspettano notizie sul futuro di Sulle Muntari. Ma sarà un caso, ma il 32enne ghanese lì sopra non scrive più nulla da 3 anni. Tant'è che il Milan potrebbe benissimo sporgergli denuncia per sacrosanta diffamazione. Sarà invece l'apparato semi-mafioso di calciomercato in casa Sky a dare un primo e decisivo segnale sull'avvenire del dolce Sulley. È appena sbarcato all'aeroporto di Pescara. Il mondo del calcio è in subbuglio. Da questo momento nulla sarà uguale a prima. Parte la traiettoria, palla lunga in zona Adriano, vanno a vuoto tutti, Adri prova a prenderla, arriva Ibrahimovic, carica il destro, Puntari, è gol, 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 Paghera, 1-0! In un'operazione apparentemente economica, tutti parlano di acquisto a costo zero, ma c'è da chiedersi perché un club dalle gloriose ambizioni come l'Al-Ittihad abbia deciso come per magia di non rinnovare a Muntari il suo cospicuo contratto a scadenza a luglio scorso. Ed è in un tal contesto che hanno senso quelle dicerie secondo le quali il patron pescarese Sebastiani abbia precedentemente convinto la controparte araba a suon di quattrini. Si parla della folle cifra di 113 milioni di euro, provenienti da un paradiso fiscale atipico come quello della Grecia. Se c'è fondamento dietro questa storia, noi non possiamo saperlo. Sarà compito di una FIFA che già minaccia sanzioni integerrime. Si parla di una coattiva esclusione del Pescara dalle prossime 3 edizioni della UEFA Champions League. Ma gli interessati, non si sa perché, paiono poco interessati. Fatto sta che questo è un ritorno romantico e pregno di significato, alla faccia di chi, con superficialità, definisce questa sua nuova esperienza con la nomea di pensione nel calcio che conta. La realtà non è questa. La realtà è che Sulley, in questa Serie A, ancora dei conti in sospeso, come quel pallone che per gioco del destino entrò per tutti, tranne per coloro che avrebbero potuto concedergli effettiva validità. Sarà stato per un effimero gioco di prospettiva? Oppure per un accidentale scontro di ultravarchi interdimensionali avvenuto proprio in quel dato punto? O ancora per l'odio di un giovane Matteo Salvini? Anche qui darsi una risposta non è cosa facile, ma di sicuro Muntari un gol scudetto lo vuole ancora segnare. Oh, oh, Niang in aria, Niang, 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 El, El, apertura la sua sinistra, Muntari, gol, 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 sulle E adesso è ritornato, e lì, sul prato sempre verde del Poggio degli Ulivi,
che si allena, che cerca di far suoi i meccanismi reconditi del gioco di Mister Otto, sognando o chissà già assaporando il dolce sapore della rimonta più grande di tutte, coronata magari da quel gol che rivuole e che sogna tutte le notti. E anche per oggi è tutto, vi ringraziamo per una cortese attenzione. Al prossimo appuntamento! Ma porco c***o, che